Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo all'ingresso dal giardino verso il convento dei frati cappuccini, qui oggi per raccontarvi e leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scriveva il 17 agosto del 1918 ad una sua figlia spirituale, Rachelina Russo. Essere di Dio tutta ed interamente, questa è l'esortazione che gli fa Padre Pio alla sua figlia spirituale. Ma di che cosa si trattava? Andiamo subito a dare una piccola lettura, a uno stralcio di questa lettera. Io ti dico, Rachelina, con tutto il mio cuore, di Dio, sii sempre mai in questa vita mortale, servendolo fedelmente e costantemente tra le prove alle quali la Divina Pietà ti andrà soggettando, portando allegramente la croce per servirlo e nella vita eterna benedicendolo eternamente con tutta la celeste corte. Il gran bene dell'anima tua è di essere di Dio, tutta ed interamente. Chi non è se non di Dio, non si affligge mai se non di avere offeso Dio. E la sua afflizione per questo passa in una profonda ma tranquilla e quieta umiltà e sommissione, scrive Padre Pio, dopo la quale si solleva nella bontà divina per mezzo di una dolce e perfetta confidenza, senza malinconia e dispetto. Chi non è se non di Dio, non cerca altri che Dio stesso, è perché egli non è meno nella tribolazione che nella prosperità. Si vive con quiete tra le avversità. E poi ancora Padre Pio continua: chi non è se non di Dio pensa di continuo a Lui fra tutte le occasioni di questa vita e si studia di divenire sempre migliore negli occhi di Dio e trova e ammira Dio in tutte le sue creature. Chi non è se non di Dio vuole che ognuno sappia che lo vuole servire, che lo vuole amare e si vuol provare di fare tutti gli esercizi convenienti per stare uniti adesso. E allora, mia carissima figliuola, sii dunque sempre di Dio.